Domani l'anteprima, benvenuti. Prima, mentre parlava Enrico, ho aperto la prima pagina del Mattino di Puglia e Basilicata. Mi piaceva particolarmente lo stesso termine, Enrico, che lei ha usato. Il futuro può attendere. Stavamo parlando della scuola. Col suo primo DPCM Draghi manda in DAD 6 milioni di studenti, 3 su 4, come un anno fa. Ritenuta prioritaria, la scuola diventa il capro espiatorio della pandemia. È critico naturalmente questo titolo, con la compiacenza di Salvini e Gelmini che un giorno sì e l'altro pure, fino a ieri davano addosso a Conte invocando riaperture sicure. Credo che chi ha patito veramente di più questa situazione, oltre ai piccoli naturalmente, ma sono soprattutto gli adolescenti che mi permetto di dire in questo paese sono un po' la fascia dei dimenticati. Dovremmo pensare in questo momento, ma per il futuro. Sono probabilmente quelli che più in assoluto hanno bisogno di essere tutelati la scuola, diciamo, ha l'obiettivo primario di accorciare le disuguaglianze culturali. Non è detto che tutti abbiano l'opportunità di recuperarle nelle famiglie e la scuola prima di tutto ha quella funzione, una funzione sociale oltre che culturale e formativa. E devo essere sincera, è davvero la preoccupazione che ho più grande ce l'ho proprio, diciamo, nei confronti appunto di chi nella scuola ritrova la sua comfort zone, il suo luogo sicuro, il suo spazio, anche lontano dalle famiglie. Abbiamo un po' invaso anche il loro spazio durante la DAD, anche noi genitori ci siamo dovuti un po' intrufolare nella loro vita e penso che guardandola sulla lunga distanza potremmo avere delle conseguenze importanti. Insomma, direi che l'allarme c'è già arrivato in più direzioni, anche dagli esperti.